Ragazze, allora, video sugli accessori preferiti del mese di febbraio. Non ho tanta roba da farvi vedere perché ho utilizzato sempre le stesse cose, quindi vi faccio vedere i nuovi acquisti e le cose che ho utilizzato di più, che non vi ho fatto, non, di cui non vi ho mai parlato nel video di accessori. Iniziamo dal mio banco del mercato solito. Sono andata ieri dopo un sacco di tempo che non andavo perché non ci sarò andata, forse l'ultima volta era prima di Natale, quindi ormai 2 mesi fa. E ho preso 3 paia di orecchini. Sono stata brava perché c'erano alcuni orecchini che mi piacevano molto, però avevo paura fossero una sorta di doppioni di quelli che già avevo. E quindi poi, sapendo che poi ogni tanto vado anche da Pinky e vedo qualche cosina che mi stuzzica, ho deciso di prendere solo quelli che ritenevo un pochino più particolari e diversi da quelli che ho. Iniziamo subito. Ve ne ho preso uno per ogni paio, perché tre volte toglierli dalla loro postazione è un delirio, poi rimetterli poi ancora di più. Il primo, che è quello secondo me il più bello, è questo orecchino qua, fatto, vedete, a cerchio, con tutti i penzolini sotto, che ha queste perle che pendono, vedete, nere, e infine questa perla centrale fatta bianca, accompagnata da questo fiore con questo brillantino. Insomma, sono un po', non li ho ancora provati, sono, insomma, gli orecchini leggeri sono un'altra cosa, però mi piace molto, insomma, l'effetto che danno, un effetto un po' sbarazzino. Poi io d'estate amo molto questi orecchini con tutti questi gengilli che pendono, e quindi mi è piaciuto veramente tanto. Questo mi ha colpito, credo ci fosse solo in questo colore qui. Questi, infatti, quando li ho visti me li sono subito accaparrati. E nulla, quindi questi mi piacciono molto. Un altro orecchino che ho preso molto particolare, questo c'era in diverse fantasie, è questo qui, sembra fatto a cerchio, fatto con queste perline intrecciate a questo filo con questa fantasia, e alla fine ha questo fiocco con questi Swarovski, vabbè, Swarovski, ci intendiamo, con questa appunto fantasia, un po' stile Burberry. E altre perline, anche questo testiamo insieme quanto. No, questo non è particolarmente pesante, insomma, oddio, è molto particolare, nel senso che, boh, magari, insomma, uno non si ci vede. Infatti io, ora come ora, mi ci do un po' un'occhiata, mi fa un po' strano, però credo che comunque tutto sommato sia un po' carino, un po' particolare, un po' diverso, insomma, dai soliti orecchini che si comprano nei negozi. Questo c'era di altre fantasie, ne sono molto molto sicura. Quindi, boh, magari se siete di Genova e volete andare a vedere, ce ne erano parecchi di questi ancora. E l'ultimo che ho preso al banco del mercato è questo qui. Dovevo rimanere un qualcosa di poco soft. È questo, che è praticamente fatto, questo è l'orecchino, diciamo, di base, con questo, diciamo, questa rosa dei venti con al centro questo brillante, questa pietra nera, tutte le perline nere che scendono, e poi c'è questo rombo più grande dove praticamente viene inserito l'orecchino, e questo credo che peserà un macigno, e invece no, forse a dirvi la verità è più leggero questo degli altri, e questo è veramente veramente carino. Ripeto, ce n'erano degli altri paia stupendi, però mi sono detta se prendine solo 3, non prenderne 5. E quindi alla fine ne ho presi 3. Li pago sempre 3 euro il mercato, perché di Genova vuole andare fuori di Piazza Palermo. E il banco rimane, quando voi entrate praticamente dritti da Piazza Palermo, il primo svincolo verso sinistra, voi andate dritti. Quando arrivate all'altezza della scuola elementare, in parallelo lì c'è il banco di questo banco di cui vi parlo. Comunque penso sia abbastanza conosciuto perché è di Genova, perché al di là magari dei marocchini, eccetera, è l'unico banco italiano, diciamo, che vende queste cose qui. Poi ho preso, però, da Brigitte Bijou, lo so, ora mi direte: basta, c'hai rotto con queste foglie, però. Oh, ragazze, c'è poco da fare. Ho preso un paio di orecchini a foglia, che sono questi qui. Aspettate, vi faccio vedere. Questi qua, fatti in questo modo qui, che l'avevo già adocchiato sotto periodo dei saldi. Mi sono detta: ma no, ma Serena, ma perché te li prendi? Però ieri li ho visti e alla fine me li sono presa, perché io amo questa fantasia, amo questo colore, credo si possa abbinare veramente con tutto. Quindi alla fine ho optato per questi. E ne sono molto 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 fiera di questo acquisto. Quindi questi li ho pagati 6 euro, quindi per averli presi da Brigitte Bijou anche un costo contenuto.
Altri due cosine che ho utilizzato tantissimo, ma veramente tanto, quasi tutti i giorni. Ve li ho fatti vedere nel video haul quando ero stata a Roma. Quando ero stata a Roma. Sono questo bracciale qui, che avevo preso da un negozio di cui ora io non mi ricordo. So solo che a Genova non c'è. So che si trova al centro commerciale di Guidonia. Direi di sì. Il Tiburtino si chiama, se non mi ricordo male, che è questo bracciale qui con tutti questi pendagli con le stelle e questa stella fighissima fatta che si mette una sopra l'altra, è meraviglioso, quindi stupenda. E questo qui, anche se questo mi si sta iniziando un po' a rovinare, fatto semplicissimo con questo cuore. Che io metto sempre nel polso dell'orologio, io metto l'orologio a destra e mi piace tantissimo, tantissimo, tantissimo. E infatti lo uso veramente tutti i giorni questo. Però infatti mi spiace un po' che si stia rovinando. Ora vedrò poi di risolvere in qualche maniera. E l'avevo pagato tra l'altro un pochino, perché l'avevo pagato mi pare 4 euro l'uno, quindi neanche più di tanto. Purtroppo a Genova questo negozio qua non c'è. E infine. Ultimo accessorio, accessorio, prima una cosa che vi devo parlare non è un accessorio, però siccome mi ci sono trovata bene, volevo consigliarvene, è questa collana fatta lunga, catenella, con l'immagine di Marilyn che avevo acquistato nei saldi a 5 euro e infatti poi 2 giorni dopo sono tornata e non ce n'era più neanche una, quindi sono stata brava e fortunata. La metto spesso e volentieri quando magari ho il maglione a collo alto oppure ho qualche maglia non particolarmente aperta perché non mi piacciono molto con le maglie aperte sul davanti ed è veramente graziosa, poi è particolare, non l'ho mai vista nessuno, quindi brava Serena. E ultima cosa di cui volevo parlarvi, che non è appunto un accessorio, sono, vabbè, l'ho distrutta, queste calze di The Zenith, che sono praticamente delle calze di cotone, bello pesante, bello coprente, che io ho comprato nei saldi. Certo, a 7 euro non le avrei mai comprate, però a 3,50 euro mi sono detta, possiamo provarci. Io ho preso una media, anche se sono bassina. A me poi d'inverno piace avere le calze belle a vita alta perché mi tengono caldo anche i reni, come le vecchiette. E insomma, è veramente coprente, tiene caldo perché io non mi sa che quando qua faceva un freddo becco, ora si sta bene per fortuna. E l'unica cosa che purtroppo mi ha un po' deluso è il fatto che non ci fossero anche un marrone e un tortora. Sicuramente ci saranno state quando erano a prezzo pieno, quello sì. Però in saldo non ho avuto modo di trovarle. C'erano grigie, c'erano blu, c'erano nere. Io ne ho prese tipo. Ne ho proprio preso prima un paio, che quelle che ora sono a lavare, e altre due scatoline di scorta da tenere perché sicuramente poi l'anno prossimo le utilizzerò e di certo non aspetto i saldi per comprarle, così almeno scorta. Quindi nulla, magari queste avete ancora possibilità di trovarle. Io le ho utilizzate veramente tanto, sia a gennaio sia adesso che a febbraio, quindi magari se volete una calza bella coprente, bella sostanziosa, nel senso da un punto di vista sia di coprenza che di calore che vi dà, ve la consiglio. Quindi nulla ragazze, questo erano i video degli accessori preferiti di febbraio. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Prima che spengo, mi ero dimenticata un pezzo perché me ne metto sempre dietro, poi me ne dimentico. Vedete la scatola della borsa di Serena? Questa borsa qui ce l'ho da un annetto, annetto e mezzo buono. L'avevo comprata l'anno scorso da Carapisa, ovviamente, che ora, maledetti, perché me l'hanno tolta in via San Vincenzo? Qualcuno mi sa rispondere a questa domanda perché io sono disperata. Sono passata davanti 2 settimane fa con una mia amica che stavamo andando a prendere il caffè al solito bar in via San Vincenzo, quando a un certo punto non vediamo più la vetrina di Carapisa e leggiamo prossima apertura un negozio di scarpe. Sono rimasta tipo così. Bianca come una morta, no, oddio. E infatti mi sembrava strano che durante i saldi, cioè ancora mancasse poco, cioè 2 settimane alla fine dei saldi, vendessero già cioè, tipo tutto a dei prezzi stracciati. E io ci sono rimasta molto male perché avevo adocchiato alcune borse della collezione primaverile che mi piacciono, però.
Fino a Fiumara dobbiamo andare per andare a prenderci una borsa da Carpisa. Qualcuno sa dirmi qualcosa di più? Prossime aperture, zona centro, ma anche sotto casa mia va bene. Però che non, io non debba prendere, attraversare tutta la città per andare a Fiumara? Chissà, so che è una cosa che ha scioccato molti, quindi se qualcuno di Genova ha qualche informazione a tal proposito, vi prego, mi rassicuri perché sono entrata in crisi di panico. Comunque, tornando al sunto della questione. Questa borsa qui, che io ho comprato un anno fa, è fatta di cuoio, questo cuoio che tende quasi al rossiccio, ma anche se io dall'anteprima della videocamera ve la vedo arancione, però qua c'è il marchetto Carpisa, qua ha questa chiusura solita che fanno nelle ultime borse e poi in teoria ci sono questi manichetti che io avevo trovato, diciamo, uniti, che poi si chiudevano davanti con la loro cerniera, ma io li ho messi nell'altra colla. Ho arrotolato, diciamo, i manici su se stessi in modo tale da poterla portare a tracolla. A tracolla portata, se voi la caricate di un tot tanto come la carico io, cioè perdete l'uso della spalla dopo mezza giornata, quindi insomma a tracolla pesante non è proprio l'ideale. È una borsa che io prettamente uso di primavera, però ultimamente l'ho usata qualche volta. L'unica cosa che trovo forse un po' scomoda sono il passaggio manici-braccio, un po' troppo piccoli, perché magari con la giacca quella pesante che ho è un casino, insomma, a farla stare perché insomma, essendo piumino, cioè, rimane tutto così. Cioè, viene praticamente sembrate tipo gli omini Michelin con il torcicollo e le spalle bloccate, non è una bella visione. E quindi però cioè, l'ho usata tanto, poi magari la porto così, la portavo a tracolla, però ripeto, a tracolla scaricata troppo è una mazzata. Dentro è abbastanza capiente, provo a farvela vedere. Ok, non si vede niente, va bene. Ha la solita cernierina per tutte le borse Carpisa e le taschine porta cellulari, porta a mucchina come le chiamo io. È molto comoda, molto graziosa. Insomma, ora ho visto che Carpisa nella nuova collezione l'ha proposta con tre colori, molto, molto carina. Infatti, sicuramente era quella che avevo puntato, però alla fine, no, non la compro. E quindi nulla ragazze, questa è veramente la fine del video perché sennò viene una cosa lunghissima. Vi bacio, ci vediamo presto, ciao. Ah, dimenticavo, mi sono tagliata i capelli, non si vede, si vede. No, vabbè, niente, passo.